Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio della nostra guida. Nello scorso episodio abbiamo visto i servizi, abbiamo visto le tasse, abbiamo visto un po' di cosettine di base con la quale abbiamo iniziato a prendere la mano. Nell'episodio 1 abbiamo visto come fare il layout e come iniziare a zonare. Con l'episodio 2 abbiamo visto come mettere i servizi, i potenziamenti, l'albero di sviluppo e tutta una serie di piccole cose e come leggere soprattutto quello che il gioco ci chiede. Ora andiamo, vi volevo far vedere, abbiamo raggiunto la milestone 3. Vedete che qui c'è un camion della spazzatura? Usciamo premendo ESC due volte dal photo mod, andiamo a premere sul camioncino e troviamo sempre la nostra città di Minervina, che è fuori, collegamento stradale, ed è qua, ok? Quindi è qua sotto, immaginariamente, non esiste, ma magari esistesse, come in SimCity. Abbiamo i rifiuti che ci vengono gentilmente raccolti, e ci vengono raccolti in maniera del tutto gratuita, perché noi siamo molto belli, molto bravi, e suppongo che succeda anche lo stesso con la polizia, perché se noi e con tutti gli altri servizi, cioè se noi non li mettiamo, e tra l'altro non abbiamo neanche un negativo. Allora, le case spaziose sono arrivate a più 9 nel nostro indicatore di felicità, la ricchezza più 8, la distanza a piedi dalla scuola elementare non c'è più, le imposte alte e la copertura dell'assistenza sanitaria saranno sempre a meno 1, almeno per un po'. Abbiamo il negativo? Sì, abbiamo un po' di negativo, ma non ci preoccupiamo minimamente. Abbiamo messo il cimitero ha cominciato a funzionare, non abbiamo veicoli in uso e non abbiamo neanche clinica medica veicoli in uso. Ecco, io ho dei dubbi che comunque questi numeri siano assolutamente veritieri, difatti potrebbe essere che ci siano anche dei problemi di altro genere. Non vi nascondo che i bachi nel gioco sono tanti, bisogna districarsi, e quindi fino a un numero basso di popolazione dovrebbero venire fuori abbastanza, il gioco va abbastanza bene. Andiamo a vedere come mai questo, dobbiamo zonare da questa parte. Allora andiamo da zonare anche di qua. Allora adesso vediamo di far salire la nostra popolazione. Con la milestone 3 abbiamo sbloccato un sacco di cose, ma soprattutto con la 2 avevamo sbloccato le abitazioni a media densità, non a schiera. Allora cosa facciamo? Noi questa parte la faremo piano piano diventare il nostro centro città. Poi andremo a pensare anche a come andare a svilupparci da questa parte, se andare a fare un collegamento. Io ho già un'idea, però per adesso i punti non mi bastano. Io tendo a fare, vi dico un mio difetto, tendo a usare poco i quadranti della mappa, i tile, come si dice in inglese, aggiuntivi. Perché la mia formazione di Cities Skylines 1 mi portava ad avere uno sviluppo, a voler usare bene i tile iniziali per non andare a sprecare i solo 9 tile che si hanno a disposizione in Cities Skylines 1. In 2, come vedete, la mappa è strutturata diversamente e ci dà la possibilità di andare a sbloccare i tile anche non collegati, vedete? Noi possiamo andare a sviluppare un'altra cittadina da questa parte, magari collegata a questa strada, in maniera assolutamente indipendente da questa. Andiamo adesso a provare a fare un po' di centro. La parte commerciale la lasciamo qua, ma poi
ad aumentare. Andiamo a vedere, allora, la bassa densità, come vedete, viene sempre più non è idonea, quindi la rete, colore rete, vedete, questa parte non è idonea alla bassa densità e neanche questa. Quindi cosa facciamo qua? Andiamo a fare i nostri, andiamo a fare i condomini. Condomini li possiamo fare o europei o americani. Facciamoli europei. Se noi adesso andiamo a cliccare col tasto sinistro, andiamo a rizonare, lui dice che questa zona non è più adatta, vedete? Inagibile, e lui va a lavorare e ne fa un'altra. Andiamo adesso appunto a provare a fare un po' questa parte centrale. Andiamo, allora, questa parte qua, andiamo a fargli un piccolo sgambetto e gli mettiamo un condominio qua. Cosa andiamo a fare? Andiamo ad aumentare la densità di popolazione. Allora, guardiamo se riusciamo. La mettiamo qua, poi la mettiamo qua dietro, andiamo a fare i nostri condomini. Possiamo fare così? Certo, possiamo fare così, ma possiamo anche andare a zonare in maniera selettiva. Per esempio, cancelliamo la zona. Qui abbiamo fatto un 3x4. E qui possiamo lasciarci, per esempio, una parte e andare a fare un 4x4. Li possiamo lasciare divisi e qua in mezzo ci possiamo mettere, per esempio, un percorso pedonale. Quindi non è detto che dobbiamo per forza andare a zonare, possiamo anche andare così tutto pienamente, no? Possiamo anche condizionare il tutto. Adesso andiamo a mettere a velocità 3 e andiamo a vedere cosa spunta fuori. Come vedete, spuntano fuori i cantieri. Abbiamo, se noi andiamo a cliccare sul cantiere, una delle patch aggiuntive ha aggiunto questa percentuale per capire quanto tempo ci vuole prima di vedere il cantiere ultimato. E non arriva neanche fino alla fine, arriva tipo al 50%. Voi direte, anche questa è buggata? Sì, è buggata pure quella. E come vedete vengono i condomini europei. Come tutte gli altri edifici, c'è un livello. Se io vado sotto a ogni, vado dentro ad ognuno, ho un livello di soddisfazione, che è quello che vediamo dall'altra parte, più o meno con l'efficienza. È simile, non è la stessa cosa, perché l'efficienza di questi edifici industriali e commerciali va proprio a diminuire quanta ricchezza generano, quanto lavoro danno, eccetera. Questo va a diminuire la felicità. Come vedete, il gioco ci dice cosa mettere dentro. Avete visto quel meno 15? Ce l'ha detto lui. Noi abbiamo solamente seguito meno 11, quindi dobbiamo mettere la polizia arriva, se noi andiamo probabilmente a vedere qua ci sono delle macchine della polizia di Minervina, per esempio, sicuramente. Se noi andiamo a vedere qua, la polizia è tutta rossa. Riusciremo a individuarne qualcuno? Boh, chi lo sa, forse sì, forse no. Non è importante. Allora andiamo a prendere la polizia e andiamo a metterla in una zona che ci dà più o meno soddisfazione. Allora andiamo ad abilitare lo snap. Dove potremmo mettere la polizia? Questa è una bella domanda. Potremmo andare a zonare da questa parte, la mettiamo qua dietro. Lo possiamo piazzare anche liberamente, premiamo la I, vedete?
non è detto che noi... Lui mi dice che ha bisogno della strada, ma io lo posso anche piazzare qua. Cioè, se io decido questo di metterlo qua, lui me lo mette. Io faccio così. E lo metto qua. Liberamente. Adesso lui vuole la strada. E io gli metto la strada. Parto. Tutti questi snap sono gli snap che possiamo anche andare a togliere. Come vedete, ho la strada. 99 su 100 con le case di fronte. No. Vabbè, strano, di solito. Quando avete lo snap con la doppia... con la croce, andate a prendere esattamente al centro. Però, allora, in questo caso andiamo a fare una curva e andiamo a metterla qua. Allora andiamo a togliere un attimo questo e andiamo a rifarlo così. Andiamo a prendere la curva. Ok, perfetto. E abbiamo le macchine della polizia che vanno a girare. Adesso piano piano il nostro negativo si trasformerà in positivo. Da meno 11, quando viene aggiornato, va a calare sicuramente. Meno 12, meno 11, piano piano va sicuramente a calare. Deve... le auto devono fare il giro, andare a dare l'assistenza che, di cui hanno bisogno. Vedete, sta calando. Ops. Adesso, come vedete, già con poche case siamo già arrivati a 855. Possiamo andare a vedere, per esempio, che le case, già queste, vedete che non vanno già più bene. Vedete che qui c'è la bassa densità e a lui non piace. E allora noi andiamo a mettere i nostri condomini. Ora andiamo a fare un'altra cosa. Andiamo a sbloccare un'altra funzionalità che non c'era nell'uno. Andiamo a sbloccare nelle strade i parcheggi. Ci sono anche le rotonde, però adesso volevo vedere. Allora, possiamo sbloccare. Allora, ho i parcheggi. No, questi, i parchi vanno nel 4, quindi dobbiamo andare avanti. Andiamo a sbloccare i parcheggi. Eccoli qua. I parcheggi hanno una importante funzione. Non esiste più, c'è già il despawning, cioè c'è la possibilità di non fare di far sparire, cioè le auto spariscono come in City Skylines 1. Cosa vuol dire? Quando c'è un problema particolarmente grosso, quando c'è traffico, quando ci sono queste cose e ci sono le macchine ferme, dopo un tot periodo di tempo le macchine spariscono, i mezzi di trasporto spariscono, le persone escono dalle macchine e vanno a muoversi liberamente. Quindi è più o meno come l'uno, però a differenza dell'uno non si creano le macchinine da zero, cioè non è che questo esce, si crea la macchinina, arriva qua, quando deve andare da questa parte la macchinina sparisce. No, qui la macchinina ci rimane e viene parcheggiata. Viene parcheggiata dove? O a bordo strada oppure nei parcheggi. Allora, una cosa che possiamo già andare a fare, no, non possiamo ancora fare, il 4, qui... Una volta che abbiamo fatto il quartiere, possiamo andare a decidere cosa fare in questi parcheggi. Ma possiamo già mettere, siccome l'abbiamo sbloccati, possiamo usare queste aree di parcheggio.
c'è un piccolo baco. Noi il parcheggio lo mettiamo qua. Attualmente succede che le macchine vanno a muoversi tra il bordo del parcheggio e la strada. Vedete che le macchine entrano. Se io vado a selezionare, posso decidere di farlo a pagamento o meno. Posso decidere quanto farlo pagare. C'è qualcheduno che ha raggiunto il positivo mettendo i parcheggi a 50. Come vedete, si può arrivare a 50. Io normalmente lo lascio a 10 perché non ci sono problemi di soldi. C'è un certo mantenimento, c'è una certa efficienza, come tutto, come tutti gli altri. E si vanno a riempire più o meno. Quindi c'è un livello di parcheggi. Se noi andiamo nelle InfoView, abbiamo anche il livello dei parcheggi. Disponibilità strutture di parcheggio. Qui l'abbiamo messo, qui non c'è. Ora si potrebbe provare a mettere un parcheggio qua di fianco. Io ho paura a metterlo. Potremmo metterlo qua. Lo mettiamo non sulla, proprio nella strada principale, anzi questa strada l'andiamo a migliorare. Quindi andiamo a usare lo strumento sostituisci, selezioniamo la strada, facciamo sostituisci e a questo punto, come vedete, abbiamo questo menu. Possiamo andarla a sostituire di lato, così, oppure andando a togliere questo, lo possiamo anche mettere al centro. Come vogliamo noi? Io lo metterei al centro. Facendo clic col tasto sinistro, andiamo a provare. Allora, andiamo per adesso a togliere questo. Andiamo a rifarlo dopo aver finito la sostituzione. Riprendiamo lo snap quando è a croce, ci andiamo a portare qua e siamo a posto. Perché siccome questo è diventato il nostro centro, insomma, voglio dargli modo di entrare direttamente qua. Potremmo anche fare un senso unico, assolutamente sì. Potremmo anche fare un senso unico. Quindi andare qua, andare aggiorna e lui va a senso unico. Come faccio a cambiare il senso della freccia? Lascio qui, tengo premuto il sinistro e mi muovo. Vedete? Mi muovo a destra, diventa verso destra, a sinistra, verso sinistra e poi rilascio il mouse. Mettendo a senso unico non abbiamo tanti problemi di traffico perché questo gira, farà il giro così, così e uscirà di qua. Qui c'è un semaforo che ci darà problemi di traffico prima o poi, però per adesso lo lasciamo così. Bene, le nostre persone sono aumentate fino a 1000, avevo detto la scorsa volta che sarebbero aumentate, le aumentiamo di nuovo. Allora, andiamo a vedere quali sono le zone svantaggiate. Ecco, questo per esempio è un'altra zona svantaggiata, quindi ci mettiamo piano piano, la andiamo a sostituire. Questo è uguale e anche queste andiamo a sostituirle, facciamole direttamente col secchiello. Queste le andiamo a sostituire così. Qui ci mettiamo un'altra zona commerciale e questa uguale. Come
come vedete la nostra città aumenta, va ad aumentare di livello, ad aumentare di densità, le persone aumentano, quindi aumenta anche il nostro introito, ma lo andremo a far aumentare poi con andando a ribilanciare la produzione, perché per adesso abbiamo un sacco di servizi. Però come vedete la parte industriale e la parte residenziale, beh sì, vanno assolutamente di pari passo. Andiamo ad aumentare appunto la parte commerciale, l'abbiamo fatta tutta lungo la nostra parte. Iniziamo a notare una cosa, che cambia il colore qua al centro, perché cambia il numero di clienti. Il numero di clienti da questa parte nelle zone a bassa densità è scarso, vedete che è chiaro, diventa sempre più giallo e poi diventerà verde. A mano che diventa verde c'è sempre meno probabilità che i clienti insufficienti venga fuori. Quindi abbiamo aggiunto i parcheggi, abbiamo aggiunto la scuola, quindi abbiamo soddisfatto qualche bisogno primario. Il nostro centro, come vedete, sta progredendo. Allora, i parcheggi servono perché la nuova intelligenza artificiale del gioco, chiamiamola così, intelligenza, vabbè, è una parola grossa. Praticamente quando le persone si muovono da un punto all'altro, scelgono a seconda del ceto sociale, a seconda se sono giovani, se sono vecchi, scelgono se andare magari a parcheggiare, se parcheggiare da questa parte, se muoversi a piedi. Quindi se noi per esempio ci mettiamo un altro parcheggio qui, per esempio al centro, potrebbe essere che loro scelgano di andare in macchina e mettere la macchina nel parcheggio. Quindi per esempio potremmo piazzare un parcheggio qua, esattamente così, arrivano, mettono la macchina e poi magari vanno da una parte all'altra. Non riusciamo ancora a capire la direzione, cioè se noi andiamo, vedete che ce ne sono un sacco, quindi probabilmente c'è bisogno comunque di parcheggi. Se noi andiamo a vedere qua nelle strade, la disponibilità di parcheggio, come vedete, non è grandissima. Quindi anche questa parte qua avrebbe bisogno di un parcheggio. Potremmo metterlo da questa parte. Potremmo andare a dezonare di qua. Andare a togliere questo viottolo e andare a mettere un altro parcheggio da questa parte qua, così, ecco, vediamo, lo mettiamo qua di lato, andiamo a vedere se ci dà allora mettiamo il condominio, ovviamente, allora qui no. Quindi tasto destro e poi lo tiriamo indietro. Ecco, andiamo a vedere se il baco è sempre presente, cioè le macchine potrebbero entrare. Eccolo qua, lo vedete? Neanche fatto appena in tempo a dirlo. Ecco, lo lasciamo, magari non è un baco, nel senso che posso entrare di qua o di qua, non lo so. Vabbè, noi lo lasciamo, non ci dà più di tanto fastidio per adesso. Andiamo a togliere questo. Adesso, siccome abbiamo bisogno di andare a mettere dei posti di lavoro, andiamo a soddisfare un po' di richiesta commerciale. E anche residenziale, perché comunque, come abbiamo detto, come vedete, tutte queste parti cominciano a diventare non appetibili, quindi probabilmente se noi andiamo qua, per adesso ce lo dà, ma potrebbe essere che fra poco
ci vada a, a dare dei problemi. Allora andiamo a finire questo, questo layout. Ho appiattito un pochino qua dietro. Adesso però dobbiamo fare un dobbiamo zonare qualcosa. Ora qui il problema qual è? Il problema è che andando a non seguire le curve di livello, come vedete, non è propriamente facile. Andiamo a fare una piccola tecnica prima di lasciarci. Alla fine di questo episodio andiamo a fare una strada con il muro. Allora, se noi andiamo a prendere il livellamento del terreno, scendiamo con le dimensioni del pennello, scendiamo a circa 30, che è la dimensione del cerchio viola che vedete. Prendiamo un'altezza, per esempio andiamo a prendere l'altezza di questa strada qua. Allora potremmo fare tutto piano e poi piano piano scendere, oppure prendere l'altezza di questo e poi fare due altezze. Sì, potremmo fare così. Allora prendiamo un'altezza qui a metà e facciamo un piano così, tenendo premuto il tasto sinistro. Adesso se noi ci mettiamo dall'alto, come vedete abbiamo fatto più o meno una riga, prendiamo una strada, andiamo a diminuire il livello di elevazione premendo col sinistro fino ad avere un solo gradino, quindi andiamo ad aumentare l'elevazione per ogni click della quantità minima. Se andiamo a lasciare qua abbiamo 10. Vedete, 10 o 0, io non voglio né 10 né 0, voglio la quantità minima che è 1,25. Quindi facciamo una strada leggermente più alta del terreno. Se noi ci andiamo a mettere qui nel confine, se andiamo qui la strada viene leggermente sopraelevata. Se noi l'andiamo a mettere qua, clicchiamo col sinistro, andiamo a trascinare e poi molliamo. Innanzitutto vedete che ci dà pendenza 0,4%, quindi praticamente quasi piano. Lunghezza 143 metri. Andiamo a farla e qua ci viene il muro. Ora qui sotto, adesso andiamo a riprendere il terreno, prendiamo l'altezza col tasto destro, clicchiamo qua, poi col tasto sinistro andiamo a togliere questa parte qua davanti. Adesso andiamo a decidere cosa fare di questa strada. Quindi, innanzitutto io voglio un altro pianoro qua sopra, cioè qua, così. Prendo diverse altezze, eccole qua. Poi, prendo sempre questa altezza. E me la porto qua. Vedete che però non ci siamo. Allora cosa facciamo? C'è questo scalino, a me non piace, vado a prendere l'inclinazione terreno, clicco prima sulla destinazione, tasto destro, poi col tasto sinistro tengo premuto e lui mi fa la pendenza, sempre tenendo premuto il tasto sinistro e sollevandolo, premendolo e sollevandolo, premendolo e sollevandolo. Andiamo a fare una discesa e qui possiamo riprendere la nostra strada, togliamo l'elevazione, andiamo a fare una strada che si va ad unire con una piccola curva di qua.
ora da questa parte ci possiamo mettere per esempio delle case a bassa densità, per esempio qua davanti, oppure delle casette a schiera, per esempio. Possiamo metterle qua davanti così. Qua sopra direi che potremmo metterci, per adesso ci mettiamo un po' di commerciale, non tantissimo. Qui non ci metto niente perché non mi piace. Possiamo da questa parte, allora il parcheggio si potrebbe anche mettere, il problema è che il parcheggio ci fa il buco. Cioè, se noi mettiamo il parcheggio, a parte che sulla strada principale, vedete, ci dà, non ci sta malissimo, però ci fa il buco, ci fa la pendenza. Andiamo un attimo a spostarlo, togliamo lo snap, lo andiamo a spostare un po' più a valle così. Così ci risulta leggermente più piano. Bene. Ora, per andare a togliere questa parte non c'è molto da fare. L'unico è l'addolcimento terreno, tenere premuto col sinistro e provare. Ma non è assolutamente detto che si riesca a avere qualcosa di furbo. Poi qui uno ci può sempre mettere degli alberi dopo. Può sempre andare a selezionare degli alberi oppure dei cespugli. Oppure mettere da questa parte, provare un percorso, stando attenti perché innanzitutto qua, come vedete, l'inclinazione è troppo grande. Quindi proviamo a farla così. Vedete, non la fa. Dovremmo farla un po' più neanche. Quindi qua non si riesce, non è un'idea assolutamente buona. Quindi andiamo a riprendere, tasto destro, andiamo ad appiattire e siamo a posto. Andiamo a mettere due alberi. Gli alberi li potete mettere mentre aspettate che il gioco faccia, magari stia facendo le case che volete vedere nascere o meno. Una cosa, vedete che vi dà il rosso quando è vicino ad altri e poi vi dà questo tratteggio. Il tratteggio è la dimensione che avrà questo albero quando sarà cresciuto al massimo. Quindi lui lo fa mettere solo dove non va ad interferire. Qui va ad interferire, quindi non ce lo fa mettere. Bene. Questo è quanto, vediamo il nostro incrocio che comincia piano piano a fare il suo collasso, come era assolutamente certo. Io provo a togliere questa rotonda e nello stesso tempo provo con gli strumenti che siamo andati a sbloccare, a selezionare i segnali luminosi, a fare tasto destro e tolgo i semafori. Voglio togliere il semaforo perché i semafori non è che mi entusiasmano particolarmente. Lo lasciamo, no, qui neanche. Qui lo lasciamo perché qui devono poter uscire e avere sicuramente una priorità. Allora, per fare una cosa furba, uno dovrebbe fare un incrocio diretto
un modo di farlo andare direttamente a sinistra. Come vedete non vengono dovunque, i semafori vengono principalmente quando c'è una strada di gerarchia più grande che si va a incrociare con una strada di gerarchia più piccola. Infatti vedete, queste che sono di pari gerarchia non è venuta. Queste sono comunque è a doppio senso tutte e due, quindi non si vede, non c'è, e così via. Comunque siamo arrivati a 1370 persone, direi che per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento, abbonatevi come fanno le persone che passano in sovraimpressione, che supportano il canale e supportano tutte le serie che ci sono e che verranno. E grazie mille, se volete vedere qualche cosa in queste guide lasciatelo detto nei commenti oppure ditelo su Discord con un commento, con uno screenshot, con qualcosa che non avete capito e ne andremo a discutere assieme con me e anche con tutti gli altri componenti della community che potete trovare su Discord. Vi ricordo gli appuntamenti settimanali su Twitch e su Discord al mercoledì e al giovedì. Ciao a tutti, alla prossima!